La vita nella brughiera proseguiva incessante, l'inverno più freddo era ormai alle spalle, l'ambizione della gente e la voglia di fare impresa rendevano l'Olona una valle operosa. Per Bacco Zampetti, dobbiamo investire, che qui un'industriale rivoluzione dobbiamo fare. Ciccioli belligeranti, buongiorno, io sono il Dictator Lorenz e questa è la nostra Gallarate, oggi puntatona perché oggi si investe tantissimo in Olgiate Olona. Giusto per continuare con la nostra rima, guarda una segheria che è pronta per essere utilizzata. Allora, qua abbiamo questi fantastici Burgage. Oh yes, Burgage. Allora, qui dobbiamo investire in Olgiate Olona e abbiamo anche dei ribelli da andare a pestare, ce ne sono due, attenzione, attenzione, 117, noi dobbiamo stare molto 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 attenti. Allora raga, allora, noi per innalzare il livello qui abbiamo bisogno dell'abbigliamento. Senza l'abbigliamento noi non possiamo innalzare il nostro livello. Oltre a questo, noi qui abbiamo anche le prime caprette, il che direi che va benissimo. Quello che invece dobbiamo cercare di fare il prima possibile è anche, secondo me, sfruttare un po' di più l'agricoltura. Voi che cosa dite? Io qui onestamente un altro campetto ce lo farei, eh? Un altro campettino e lo portiamo avanti a grano. Qui che cosa abbiamo? Lino, orzo, grano. Non è male, eh? Io andrei a lino anche qua. Così puntiamo forte sulla produzione dei vestiti, perché poi di fatto, raga, è quello che ci manca per fare il salto di qualità nella nostra Gallarate. Inoltre noi dobbiamo anche iniziare ad estrarre l'argilla che potremmo prendere anche da qui. Concentriamoci un attimino su Olgiate Olona. Allora, Olgiate Olona, qui abbiamo un sacco di legname e io direi che potremmo continuare ad investire qua, onestamente. Esatto, io opterei qui per... una costruzione massiva. Perfetto, perfetto, perfetto. Guarda che roba. No, beh, qui... direi che si può unire anche qua. Ottimo. Ah, qui non abbiamo nessuna insegheria. Qui abbiamo un miglioramento, beh dai, non è male, anche qui a caccia ci stanno andando le bacche dell'amore, del piacere, le bacche, le bacche, ok? Le bacche. Qui ci sta la stanga. Allora, torniamo un attimino nella nostra Gallarate, ragazzi, perché oggi dobbiamo fare le cose importanti, eh? Qui abbiamo anche dentro gente nel mulino. Qui continuiamo ad avere grano, eh. Allora, io direi, iniziamo a macinare il più possibile questa farina. Qui abbiamo un sacco di grano. Qui abbiamo un sacco di grano da fare. Allora, uno dei coloni è stato raggiunto dai suoi familiari. Cresce Gallarate, ragazzi, cresce. Fornitura delle bancarelle di cibo. Noi dobbiamo aumentare la produzione di cibo. Noi dobbiamo aumentare la produzione di cibo. Ok. Allora, sapete che cosa ho notato e che mi piacerebbe vedere in questo gioco? Una mappa
delle attività commerciali, sai, magari dei filtri con delle palette che ti evidenziano in colore diverso tutte le altre attività, perché sì, qui hai premendo il tab, la diversificazione, vedi che se producono, se sono magazzini, però non è così immediata, raga, è quello il fatto, ok? Allora, qui noi abbiamo la tavernina, io direi tavernina, buttiamoci dentro qualcuno. Scambi per il bestiame. Noi potremmo importare una decina di pecore, secondo me. Allora, direi 2, 3. Sono 60, direi che va bene. Portiamo degli agnellini, così almeno iniziamo a guarnire anche il pascolo, ragazzi, se no non ce la facciamo più. Qui abbiamo 97 di farina. Molto bene. Noi dobbiamo bustare il forno comune. Noi dobbiamo bustare il forno comune a tutti i costi. Ok. Questo burgage di livello 1 lo lasciamo lì. Oh, guarda che sverniamo adesso, eh. Gennaio. Ci siamo quasi, può iniziare la nuova stagione. E questo l'abbiamo macinato tutto, eh. Questo qui l'abbiamo... È salito il giateolone intanto. Dicevo, lì abbiamo fatto tutto. Qui a Dolgiate, allora, io onestamente andrei ad esploitare o la pietra grezza, ok, che non sarebbe male. Più introiti passivi di carne, che non sarebbe male neanche quella. Noi potremmo dedicarci all'allevamento di pecore, oppure... Io andrei... Io andrei per la base di fabbricazione delle armature qua. Onestamente andrei così. Allora, qui andiamo a regolare anche questi edifici in modo da dargli un ordine di priorità. Ok. Dai che il maniero qui è quasi pronto. Perfetto. Ok. Qui abbiamo collegato e io direi qua ci possiamo anche mettere altre case volendo. Perfetto. Coloni raggiunto dai familiari, molto bene. Qua come siamo messi con la macina? Direi a posto. Ma questo ci converte i cereali in farina. Molto bene. Io direi lasciamone uno solo, perché tanto il grosso l'abbiamo macinato e questo è importantissimo, anche perché, ragazzi, parliamoci chiaro, adesso arriva febbraio, eh? Adesso arriva febbraio. Burgage costruito, guarda che roba, guarda qua che roba, guarda che roba qui, che operosità che abbiamo qui a Dolgiate. E Dolgiatina, vai dentro a lavorare qua, vai a fare legno. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Ah, Lolona, il fiume, la civiltà, il lavoro. Tra l'altro io non so se voi lo sapete, cioè sicuramente se siete di queste zone magari qualcosa avete sentito, ma se non abitate nella provincia di Varese magari non conoscete
L'evoluzione della storia industriale della Valle Olona, che è importantissima dal punto di vista anche del contesto della rivoluzione industriale, perché noi siamo tanto esterofili, andiamo sempre a guardare quello che è successo dapprima in Inghilterra, poi in Francia, e non andiamo a vedere quello che invece è successo nel nostro territorio, perché la Valle Olona, ragazzi, è stata una delle prime aree sul territorio italiano a svilupparsi, ad incentrare la propria produzione, vuoi un po' anche per il discorso che non è una terra così fertile la Valle Olona, proprio sull'operosità, sulla costruzione delle prime imprese a cavallo tra l'Ottocento e gli inizi del Novecento, ha avuto un boom impressionante la Valle Olona, un territorio molto, come dire, molto importante da quel punto di vista, e che ha dato uno slancio poi dopo a tutta l'imprenditoria della zona. Allora, passiamo oltre. Vi ho dato questa piccola chicca, voi direte di che non ce ne frega niente, avete ragione anche voi, però ve la volevo dare. Un po' di promozione del territorio non fa mai male. Allora, a proposito di promozione del territorio, qua dovremmo assumere un Lollo Lacustre per andare in giro a convincere gli abitanti di Maranza, delle altre città, a venire a vivere da noi, perché noi dobbiamo aumentare la nostra pop, cosa che invece a Dolgiate Olona sembra procedere in maniera spettacolare, perché qua, ragazzi, qua vanno avanti che è una meraviglia. Ma che roba, ma che roba, qua continuano che è un piacere. Allora vediamo se riusciamo a metterli così. È una roba del genere. Allora non abbiamo qui. Così. Oh, va che bello. Adesso appena qui arriveranno nuovi abitanti. Tra l'altro Olgiate, ragazzi, abbiamo cibo per 20 mesi, combustibile per 20 mesi, abbiamo tutto per 20 mesi. Cioè, tempo di stagionatura del prosciutto lì. Pullula, raga. Allora, oh, si è scongelato tutto qua. Allora, adesso dobbiamo fare un lavorone, nel senso che è il momento di andare a coltivare. E via. E si va. Orzo. Grano. Ma che roba. Ecco, adesso si parte. Li abbiamo messi tutti operosi sul campo. Guarda che roba. 5 pecore su 79. E qui iniziamo a fare anche della lana. Molto bene. Molto bene. Il segantino, mio signore. Il segantino. Quello che volevo capire, ok, ma noi la fabbrica per guardiaboschi, foraggere, fornace siamo pieni qui, abbiamo anche la fucina per gli attrezzi, il campo da caccia che sta stralavorando, la segheria che va bene, il posto di scambio per il bestiame, la stalla piccola, c'è tutto, no, manca il capanno di produzione. Il capanno di produzione della lana. Manca lui. Manca la bottega del tessitore. Esatto. Eccola lì. Guardate qua intanto come vengono sistemati i nostri campi. Abbiamo un'efficienza altissima, devo dire. Abbiamo un'ottima efficienza. Servono famiglie per costruire. Allora direi fermiamo un attimino il legname, anzi no, non fermare il legname, fermiamo il boscaiolo, visto e considerato che abbiamo scorte per 21 mesi di ciocchetti di legna da ardere. Scusi me.
qui direi che è il caso di iniziare a raccogliere anche la pietra. No, si lascia lo medio. Facciamo prima le case. E qui dobbiamo aumentare la popolazione, perché le miniere comunque richiedono manodopera e non abbiamo la manodopera. Orzolino. E qui andrei a Maggese. Poi andrei per il lino. Qui stiamo facendo grano. E io direi mi fai lino e Maggese. Qui va Maggese. Qui grano. Direi orzo. E qui mi devi fare il grano. E poi mi fai l'orzo. Perfetto. E un paio di campi li facciamo lavorare in quel modo lì. Nuove compagnie di mercenari disponibili. Noi siamo arrivati a 142. Si trasferiscono. Guarda che bravi. E qui il nostro castello sta prendendo forma. Stanno costruendo finalmente il secondo torrione. Manca comunque della gran pietra. Io direi che potremmo iniziare magari a commerciare, visto che qui abbiamo 89, pietra meno 9. Vedi. Cerchiamo di importare la pietra. Vabbè, il campo dello scalpellino è questo qua. Me l'ha già costruito, sì. Esatto, iniziate a recuperare un po' di pietra, così poi magari riusciamo a mandarla nel Gallaratese, che qua ci serve tantissimo, ragazzi. Qui avremo bisogno di tantissima pietra. E qui siamo a meno 9 di pietra, dobbiamo importarne 9. Senza impossibile. Allora, noi stiamo esportando anche delle pelli. Stiamo esportando anche legna da ardere. Mamma mia, quanta ne abbiamo. Quanta ne abbiamo qua di legna da ardere. Mamma mia. Ne abbiamo veramente tantissima. Allora, qui siamo già nel periodo del raccolto, della crescita. Praticamente sì, ma qui no. Qui devono ancora seminare, ragazzi. Quindi direi seminatemi sto campo velocemente, che poi vi devo ricollocare e far lavorare da altre parti. Se no, non ce la caviamo più. Nove sacchi. Ah, sta bottega del tessitore. Tra la lana e tutto il resto direi top. A Gallarate sapete che cosa ci farebbe comodo? A Gallarate ci farebbe comodo la perk per far moltiplicare le pecore. Quello secondo me potrebbe essere ottimo. Allora, qui direi possiamo iniziare a levarne 3, tanto devono solo seminare quelli lì. Così almeno velocizziamo la costruzione, se no facciamo fatica a crescere. Qui invece come siamo messi? Qui stiamo iniziando a recuperare tantissima legna. Molto bene. Benissimo, oserei dire. Benissimo. Ok, guarda che roba. Che è arrivato?
Costruzione terminata. Oh, finiti Burgage a Gallarate. E abbiamo finito. No, questa non l'abbiamo finita, dannazione. Ok, 20, 20, 20. Arrivata la pietra. Abbiamo 5. Ok, abbiamo finito il castello. Abbiamo finito il castello. Perfetto. Allora, noi potremmo pensare qui di farci delle mura. Allora, mettiamo le torri di guardia. Ok. E poi per quanto riguarda le mura, ok, abbiamo dato l'ordine di costruire la recinzione. Ci vorrà del tempo perché richiede un sacco di risorse, ragazzi. Ci vogliono veramente tante risorse per la recinzione. Intanto qui il nostro raccolto come sta andando? Perché qua stiamo alla grandissima. Guarda che roba. Allora, questi qui possiamo tranquillamente utilizzarli per fare altro. Tranquillamente per fare altro. Carne, grano, 63 di farina abbiamo noi. Ah, io direi facciamoli lavorare. Le scorte sono fradice. Non è colpa mia se le scorte sono fradice qua, mio signore. Che si muovano! Ma non lo so io, le scorte al mercato, non dipende da me. Serve l'abbigliamento, mio signore. Serve l'abbigliamento, dai, veloci qua che ci dobbiamo abbigliare. Su. Guarda quanta gente che sta venendo qua a lavorare. Minchia, frate, le frustate. Vai. Produrre abbigliamento come se non ci fosse un domani. Produrre abbigliamento come se non ci fosse un domani. E va che portano anche il lino. Ne abbiamo un sacco di lino. Guarda, 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 guarda il filo, guarda il filo, guarda il filo. Questo produce filato di lino. Ma scusami. Ah, bancarella dell'abbigliamento. Oh, adesso in teoria, ragazzi, attenzione perché... Qui si può secondo me a breve aumentare, Attenzione. Eccoli qua. E salgono i Burgage qui. E qui salgono i Burgage. Attenzione, attenzione, attenzione. Guarda che bella qua. Il viale del mercato, mio signore. I fori imperiali. Sì, il Burgage. Sì. Dai. Spingi. Spingi. Cibo per 5 mesi. Fammi le capre. Fammi le capre perché dobbiamo vendere quella roba. Qua 29 giorni. Guarda qui che roba, guarda che roba, guarda che roba. Qui dovremo iniziare ad investire nell'argilla. Qui dovremo iniziare ad investire nell'argilla. A meno che
non decidiamo di... No, ma qui non serve l'argilla lì. Tiriamo su da qua. Allora, direi una bella minierina. Guarda che roba. Tac. E via. E via. Guarda che roba, le abbiamo tosate tutte ste pecorelle, poverine. Ok. Dai, molto bene. Qui abbiamo solo lino, quindi potremmo abbassare pure la produzione. Via anche di qua. Noi investiamo nell'acquisto di capi di bestiame. Posto di scambio per il bestiame, vedi, commercio. Io direi importa. Importiamo 30 agnelli. Che questi non è male, eh. Questo qua ne tiene 79. Sapete quanta lana si producono con 70? Cioè, facciamo, vestiamo praticamente tutto il Varesotto. E tra l'altro il Varesotto è anche storicamente un'azienda, buonanotte, un'area dove il tessile pullula. O pullulava comunque, adesso c'è un po' di crisi, bisogna dirlo. Con i cinesi c'è un po' di crisi. Cinesi dannati. Allora, qua bisognerebbe burgaggiare un po'. Ok. E qui non riusciamo. Facciamo una casa sola lì. Cioè, chi è quello lì? È più fortunato del mondo. E qui una nuova area residenziale. Guardate come cresce. Noi siamo a 955. Eh? A breve, io onestamente... capanno di banditi lì vicino. Questo dobbiamo andare a prenderlo. Vediamo che mercenari abbiamo. Noi potremmo prendere i fratelli in battaglia. Eccoli qua. E i fratelli in battaglia li mandiamo a conquistare quell'accampamento. Perché se no è un problema, ragazzi, eh. 10%. Molto bene. Molto bene, molto bene, molto bene. Qui ce l'abbiamo il prevosto. Ok. Oh, è aumentato l'insediamento di Gallarate. Allora, signori, io direi, qui abbiamo tante cose che possiamo fare, eh. Qui abbiamo tante cose. Possiamo fare la cocimazione, possiamo aumentare... il panificio, ok, raddoppiando l'efficienza. Possiamo invece tuttavia anche andare verso il ramo militare o il ramo dei frutteti, oppure l'allevamento di pecore. Io vi lascio con questo quesito, ragazzi. Rifletteteci un attimo, perché Gallarate da questa decisione potrebbe intraprendere una nuova strada oppure consolidare quella già intrapresa, perché a seconda dell'agricoltura, a seconda dell'allevamento, noi potremmo cambiare un attimino la nostra fonte di introiti, eh. Quindi io vi ringrazio della compagnia, spero vi siate divertiti, lasciateci un bel like e se volete supportare il canale, mi raccomando, nei commenti dateci tutti i consigli del caso per aiutarci a migliorare, e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Buona giornata, Gallaratesi!